Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Scarlatto. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo a catturare il Pokémon leggendario Wookiee o Wookiee. Insomma, ditemi come si pronuncia nei commenti. Detto ciò, quindi noi siamo qui davanti al suo altare, come vedete, davanti alla sua grotta, diciamo, alla sua prigione forse, che dobbiamo appunto aprire. Per aprirla dobbiamo prendere tutti gli 8 i paletti viola che si trovano nella regione sud di Paldea. Per farlo vi ho preparato, vi ho realizzato, come anche per il video appunto sul pesciolino di fuoco, un breve montaggio in cui vi faccio vedere dove sono tutti i paletti. Quindi, se ne avete bisogno, ora partirà un montaggio in cui appunto vi faccio vedere tutti i paletti viola che vi servono.
Bene, dopo aver preso quindi tutti i paletti, dirigiamoci qui. Vi ricordo come sempre di disattivare il salvataggio automatico, altrimenti nel caso in cui il buon Pokémon leggendario dovesse morire, il gioco salverà automaticamente appena dopo la battaglia e non sarà più possibile ovviamente ricaricare il salvataggio. Ecco qua, vedete il salvataggio automatico? No, mettete no. E come sempre vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere chi tra questi leggendari è il vostro preferito e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Vai, andiamo. Oltre che ovviamente condividere questo video a tutte le persone che potrebbero trovarlo utile. Tocchiamo il santuario, una debole voce sentivamo. Ok, vediamo un po'. Rattolo, 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 ok, stessa cosa dell'altro. Clang, vediamo un po'. Di nuovo, grotta che a quanto pare crolla. Ed esce questo lumacone... che a me piace un casino. Questo lumacone, Wukian. Noi andiamo di Dutchbone, tipo folletto. Amuleto nefasto, diminuisce l'abilità d'attacco dei nostri Pokémon, l'ho letto bene. Intanto ne andiamo di Leccata, perché tenteremo di paralizzarlo, ovviamente. Ripicca, ok, non dovrebbe farci molto. Siamo di tipo folletto, quindi siamo... ovviamente resistenti. Brutto colpo questo, va bene. La soundtrack sembra leggermente diversa da quella dell'altro leggendario. Il tema è lo stesso. Forse è un pochettino diverso. Ecco, Catastrofe, sono andato ovviamente a leggere cosa fa dopo aver catturato il primo leggendario. Dimezza i PS attuali del Pokémon su cui viene lanciata. Quindi non potrà mai uccidere qualcuno, immagino. Andiamo ancora di Leccata. Strano che non venga paralizzato. Quanto ci vuole a paralizzare sto coso? Oh, detto fatto. Perfetto. Va bene, Giga Assorbimento mi ha ucciso, non c'è problema. Non c'è alcun problema. Perché noi ora mandiamo Miscarada. Tra l'altro è notte, quindi potremmo usare le Dusk Ball, che sono molto molto buone. Andiamo di Lacerazione. Un buon danno. Vigor Colpo non dovrebbe farci molto, infatti siamo di tipo erba noi. Altra Lacerazione.
Ecco, ora non posso fargliene un'altra perché entrerebbe in range di brutto colpo per appunto. Potrei fargli però Notte Sferza, che dovrebbe essere. Oddio no, gli farebbe comunque troppo male. Cambiamo poco, ma mandiamo qualcun altro per fargli un po' di dannettino. Manderei Revavroom con botte in testa. Non penso che lo uccida, sinceramente. Mandiamo Revavroom. Comunque quel Pokémon Lumacone per un leggendario è un po' strano, però mi piace come design. Azz, che botta ripicca, eh. Andiamo di botte in testa. Ok, perfetto, perfetto, danno perfetto. Ora tocca solo tirargli delle Dusk Ball. Vediamo quanto ci mettiamo a prenderlo, eh. Allora, dove sono le Scuro Ball? Eccola qua. Ne ho comprato un bel po', come vedete. Vai, iniziamo. E la prima è uscita subito. Ok, teniamo davanti il Revavroom, così non si può refullare troppo. Lui con questo Giga Assorbimento effettivamente rompe le balle. Ci servirebbe un Pokémon con anticura, sarebbe l'ideale. Azza di poco. Speriamo che non continui a fare Giga Assorbimento. Buona la paralisi. Ecco, se voi volete essere davvero mega efficienti, prendetevi anche un Pokémon che possa diminuire la precisione del Pokémon avversario. Spammatelo fino a che ha meno 6 di precisione, così non attaccherà più. Tra la paralisi e il meno 6 di precisione, attaccherà forse una volta su 20. Andiamo ancora di Scuro Ball. Comunque il catch rate di questi Pokémon è davvero basso, eh. C'è anche l'altro Pokémon che abbiamo avuto per l'appunto, che abbiamo catturato nello scorso video. Kyu mi sembra si chiami. Il leggendario, il pesciolino, insomma. Ci abbiamo messo davvero tanto a prenderlo. Questo invece, dai, ce la siamo cavata un po' meglio. Anche perché è notte e le Scuro Ball funzionano davvero bene. Perfetto, abbiamo preso quindi anche Wookiee. Vediamo cosa dice il suo Pokédex. Prese vita quando delle foglie secche si unirono all'astio di una persona punita per aver scritto le malefatte di un re su delle tavolette di legno. Interessante, peccato che non abbiamo mai sentito parlare né di un re né di tavolette di legno su cui sono scritte delle malefatte. Sarebbe una lore interessante se ci fosse della lore da ricostruire o da vedere. Allora, vediamo le info di Wookiee. Ecco, immagino che sia un Pokémon tankoso, no? Avrà la difesa alta. Ok, no, in realtà difesa speciale non sono bassissime. Però è più in difesa speciale lui. Contando che ha pure la natura che gliela diminuisce, è sicuramente più in difesa speciale. Ed è, non è male comunque. L'attacco degli altri Pokémon viene indebolito dall'amuleto nefasto, la sua abilità. Dal potere delle tavolette che richiamano le disgrazie. Ovviamente anche lui ha come mossa catastrofe. Bisognerà capire come sono legati questi quattro leggendari l'uno all'altro. Per adesso Wookiee ce l'abbiamo. E abbiamo anche Kyu, ora ve lo faccio vedere. Vabbè, lo vedete già da lì, dal Pokédex. Vediamo un po'. Andiamo ovviamente a salvare subito, dato che il salvataggio non è automatico, quindi salviamo noi dopo aver catturato Wookiee. E vorrei andare un attimo nel box. Ecco fatto. E andiamo a metterlo al suo posto. 393, quindi qua. Ce ne mancano due, che saranno questi due qui in mezzo, che prenderemo nei prossimi video. Quindi non perdetevi. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questi leggendari, in particolare di Wookiee, se vi piace come design, se vi piace come da usare, eccetera. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!